Per la terza giornata di campionato la Bianco Scudati di Padova ospita a Lugano il Mori Santo Stefano, neopromossa a Trentina. Padova vuole continuare la sua scalata in vetta alla classifica dopo 5 vittorie in altrettante gare ufficiali, ma non è una partita semplice. La prima nitida occasione arriva al 27esimo, Ferretti controlla bene ma non calcia in maniera precisa, la sfera termina fuori. Ancora Ferretti va via sulla destra per Cunico, che ha un'occasionissima ma spara alto. Padova che fatica a giocare, qui quindi ci vuole l'invenzione di Segato che serve Ilari, è tutto facile per Ferretti al 40esimo segnare il suo quinto gol in tre partite di campionato, ma solo dopo 40 minuti il Padova riesce a piegare la resistenza del Mori e a sbloccare il risultato, sempre con Errulo Ferretti. Sbloccato il risultato, il Padova potrebbe dilagare in appena 5 minuti che la separano dall'intervallo, sempre con Bruzzi che qua raccoglie un assist di Cunico ma allarga troppo il destro e calcia fuori. Dopo 2 minuti ancora Bruzzi va di testa ed è bravissimo il portiere Poli a deviare sopra la traversa. Si va nel secondo tempo con il Mori Santo Stefano che parte subito molto bene, c'è questo calcio di punizione, Petkovic si deve distendere per parare la punizione, entra paracampo per gli uomini trentini e subito impegna Petkovic al 12esimo, deve deviare in angolo. Questo è il corner successivo, prova uno schema, il Mori Santo Stefano non riesce benissimo ma Ferretti commette un'ingenuità clamorosa tendendo Conkley dentro l'area di rigore, viene anche ammonito Errulo. Il rigore, come si vede dal replay, è netto. Va Tisi sul dischetto, numero 10 del Mori Santo Stefano contro Petkovic, lo spiazza, portiere da una parte, palla dall'altra, incredibilmente. Al 13esimo minuto il Mori Santo Stefano pareggia i conti. 1-1 tra Padova e Mori Santo Stefano, i biancoscudati si buttano in avanti a testa bassa, Ferretti vuole assolutamente rifarsi dell'errore costato il pareggio, qua si gira benissimo però calcia troppo alto, il Padova costruisce qualche azione confusa, soprattutto da calcio piazzato come questa che porta al tiro il difensore centrale Niccolini, si gira bene con il sinistro, la palla termina però sul fondo. Bisogna arrivare al 39esimo minuto quando il capitano Cunico su punizione deviata trova quasi l'incrocio dei pali, qua ci vuole molta fortuna per sbloccare ancora il risultato per il Padova. Al 39esimo minuto la punizione di Cunico deviata imparabilmente dalla barriera, è sorpreso il portiere come rivediamo con questa deviazione, probabilmente la sfera non sarebbe finita a fil di palo come invece è stato. Al 39esimo minuto quindi il Padova si riporta in vantaggio, tira un sospiro di sollievo Leoganeo, Leoganeo che potrebbe esultare anche una terza volta, a tempo quasi scaduto, cioè questo cross è entrato, Nichele va di testa ma non inquadra la porta, dopo 4 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine, può esplodere ancora di gioia Leoganeo, il Padova batte 2-1 il Mori Santo Stefano e si conferma in testa alla classifica.